La regista de I Basilischi e Pasqualino Sette Bellezze ha fatto tappa a Teramo nell'ambito dell'evento culturale Maggio Fest. Ideato e promosso da Spazio 3 con il contributo di Fondazione Tercas, l'evento culturale Maggio Fest è stato appunto coronato dalla presenza della regista Lina Wertmüller. Qualche tempo fa lei ha detto: agli Oscar credo poco, preferisco pensare al nuovo film. Ma era vero, più o meno. È meglio pensare ai film da fare che pensare all'Oscar. Lina Wertmüller è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista nel 77 per Pasqualino Sette Bellezze, che ebbe anche altre tre candidature alla statuetta. È stata l'unica donna a dirigere uno spaghetti western, La storia di Belle Stai, con Elsa Martinelli. È stata in cabina regia per la prima Canzonissima. Insomma, sono tanti i primati collezionati da Lina Wertmüller, gran signora del cinema, del teatro, della televisione, classe 1928. Poi le portiamo di là noi. Grazie. La grande autrice ha partecipato a Teramo all'incontro con il pubblico tra la proiezione di Mimì Metallurgico e la visione del documentario Dietro gli occhiali bianchi, sapido ritratto presentato all'ultima mostra di Venezia. Si racconta questa sua grande passione per questi occhiali bianchi, certo, da dove nasce? Perché sono allegri. Mettono allegria? A me sì. E il bianco è anche cambiamento, ci crede? Non lo so, può darsi, non me la sono posta mai come domanda questa. Intanto quanto è grande la soddisfazione di avere qui oggi enorme, questa grande... È difficilissimo avere Lina, perché non si muove, nel senso che va solo dove si diverte. E quindi evidentemente siamo stati simpatici, siamo andati a trovare a Roma e è accettato di venire qui a Teramo. Insomma, non vedo perché... Evidentemente la bontà del nostro festival, oppure il fatto che ha un'aria sana questo Maggio Fest, poi è la sua 25esima edizione, un quarto di secolo, un omaggio alla più longeva e più interessante regista italiana del Novecento. Si racconta poco, lei dice mi raccontano gli altri, basta questo. Beh, certo, gli altri la raccontano, la vedono, la imitano. Rimane un'icona del cinema non solo italiano ma internazionale, in America tra l'altro è ovviamente un mito, siamo felicissimi di averla da noi, di avere questo quarto di secolo festeggiante con la grande Lina Wertmüller nella sezione maestri assoluta del cinema. Insomma.